appassionati di pallamano, torna Handball Mania, torna in una settimana particolare, la settimana di Italia-Montenegro, e torna in un'ambientazione particolare perché questa settimana siamo ospiti degli studi di Tiro Franco, il format curato dalla Pallamano Conversano. Siamo all'interno degli studi appunto di Tiro Franco, all'interno del Pala San Giacomo, nella casa che ospiterà la sfida contro il Montenegro nella giornata di domani, giovedì 9 maggio, ore 20, super partita andata delle qualificazioni ai campionati mondiali del 2025. Gli azzurri si stanno preparando qui in Puglia da domenica scorsa, nella giornata di oggi gli ultimi allenamenti, poi domani il fischio d'apertura, si preannuncia una grande atmosfera sugli spalti del Pala San Giacomo, uno studio particolare, una gara particolare, una location particolare, e allora non potevamo che dedicare questa puntata totalmente, quasi totalmente, alla sfida degli azzurri, iniziando a presentare subito i nostri ospiti per andare a testare un po', assaggiare il grado anche di emozione che si respira in Casa Italia. Saluto il direttore tecnico delle nazionali Riccardo Trillini ed il capitano Andrea Paresini. Ciao Matteo. Buongiorno a tutti, ciao a tutti. Ditemi un po' allora, Riccardo, che atmosfera si respira? Poi parliamo nel dettaglio della partita, però insomma Conversano ci ha accolti, una città che tra l'altro tu conosci bene perché qui hai vinto, ci hanno accolti anche nei loro studi, insomma sì, ci fanno sentire a casa. È proprio la vigilia giusta, ottimale per una partita così importante, per una partita da godere fino alla fine. Effettivamente giocare a Conversano significa dare anche merito sia alla società ma alla piazza e tutti i tifosi appassionati che seguono la pallamano, perché era tanto tempo che non avevano la nazionale, non potevano vedere la nazionale, per cui è proprio la giusta cornice a questa partita. Come hai detto tu, poi allenarsi a Conversano nel palazzetto che ha tanta tradizione, oltre che appunto tante comodità, ci fa piacere, e devo veramente rimarcare che sono stato a Conversano appunto dove avevo già apprezzato la grande passione, la grande tradizione che c'era nella pallamano. In questo momento ho visto un cambiamento in senso proprio anche moderno come organizzazione. Ho notato che la società si sta organizzando ad alto livello, pur nella semplicità di un palazzetto che comincia a essere vecchio, però è assolutamente funzionale e tutti gli aspetti sono ben curati, e questo mi ha impressionato. Andrea, siete stati accolti domenica dalla città, no? Perché siete entrati subito nel cuore di Conversano, a Largo di Corte, nelle immediate vicinanze del castello, avete giocato con i bambini e subito... Insomma, Conversano, tra l'altro anche con l'entusiasmo della qualificazione ai playoff della società di casa, vi ha fatto sentire quell'atmosfera che servirà, no, poi giovedì sera, domani sera. Sì, ma su questo non avevo alcun dubbio, anche perché ero venuto qua in vacanza 2 anni fa e quasi respirava pallamano anche quando non c'è il campionato. Quindi... Non volevano farti ripartire, volevano tenerti qua. No, però intendo il calore della gente, poi al sud sappiamo che... Il calore della gente è diverso, qua a Conversano comunque si respira pallamano 24 ore al giorno, ogni giorno dell'anno, quindi sapevamo cosa ci potevamo già aspettare domenica, l'entusiasmo dei bambini, la gente che comunque anche col caldo tutto era tutta lì, e anche durante gli allenamenti comunque ci sono sempre state una cinquantina di persone a vedere l'allenamento, quindi ci aspettiamo domani veramente un calore assurdo, un pubblico caldissimo, e anche perché comunque sarà fondamentale per riuscire a portare a casa un buon risultato. Nessuno, Riccardo, ovviamente tutti hanno capito la tua scelta, ma hai dovuto fare una di quelle cose calcistiche, no? Perché quasi è stato necessario, no? Tra virgolette, le porte chiuse, scherzandoci sopra, ovviamente, ripeto, nessuno si è lamentato perché è giusto così, poi prima di una gara così importante. Sì, ma effettivamente hai ragione, è stato difficile perché sembrava di essere un po' altezzosi o preziosi o calciofili, ma e tutto volevo fare meno che questo. Devo dire che è bellissimo, ma è anche stranissimo avere un allenamento contornato da 70 persone che ti vengono a vedere, fa piacerissimo, però è pure vero che abbiamo talmente pochi allenamenti per preparare una squadra, per rimettere insieme dei giocatori che pur fortissimi
sono abituati a situazioni diverse, per cui l'allenamento diventa proprio il momento di qualità dove possiamo poi cercare di migliorare il gioco. Avevo un po' timore che soprattutto la concentrazione dei ragazzi venisse un po' meno, così non è stato. È stato anche un pubblico corretto, non è che voci, si sentivano voci eccetera eccetera, è stato bellissimo, però ci sono stati dei momenti anche che avevamo bisogno un po' di riservatezza e così è stato. Assolutamente, infatti poi parleremo del Montenegro, parleremo della partita, ma non troppo perché insomma poi ovviamente ci sento. Esattamente, esattamente, però come avete già potuto capire, avete visto anche le immagini sui canali social della federazione, c'è veramente tanta attesa. Italia che mancava a Conversano dal gennaio del 2016, la prevendita sta andando a gonfie vele, superata già quota 1000 biglietti, e in grafica stiamo vedendo ancora le possibilità di acquisto. I biglietti saranno disponibili ancora nella giornata di oggi al Pala San Giacomo di Conversano, ovviamente sempre in vendita anche su Viva Ticket. Per quanto riguarda la tribuna bordocampo, penso che si sia già ormai completamente sold out, non c'è più possibilità di acquisto, sono rimasti ovviamente i posti nella parte superiore del Pala San Giacomo, quindi nella parte principale. Ricordo che c'è anche la possibilità di acquistarli poi nel giorno della partita, quindi venendo direttamente al Pala Sport. Questo lo stiamo ripetendo un po' in tutte le salse, su tutti i canali della federazione: cercate di non arrivare alle 19.59, godetevi l'evento, godetevi gli inni nazionali, cantatelo assieme agli azzurri, quindi cercate di gremire gli spalti della Pala San Giacomo già a poco prima. Tra l'altro qui sul territorio c'è stato anche l'escamotage di scrivere 19.30, il fischio d'apertura alle 20, ma venite un pochettino prima al Pala San Giacomo. Abbiamo ascoltato, ascolteremo ancora Riccardo Trellini e Andrea Parisini, avremo altri due azzurri poi nel corso della seconda fase anche per parlare un pochettino di campionato, nella seconda parte di Handball Mania, ma abbiamo ascoltato gli azzurri anche in corso di allenamento. Il padrone di casa in questo Pala Sport al Pala San Giacomo non potrà che essere il professore Pablo Marrocchi, e ascoltiamo le sue parole. Sarà una partita veramente tosta, è particolare per tutti quanti perché è l'ultimo turno di qualificazione mondiali, quindi si sente nell'aria un pochino di queste... di questo clima di che è l'ultima, dopo una partita particolare per me, la nazionale torna a Conversano dopo 8 anni, quindi speriamo fare bene. Si respira, no? Una certa frizzantezza nell'aria, ecco, tu hai vissuto, vivi quotidianamente la città, tra l'altro una città che avete centrato anche la qualificazione ai playoff, quindi questo aggiunge ancora entusiasmo, però si respira un'aria abbastanza carica. Sì, sì, ma qua si respira palamano da quando ti svegli a quando vai a dormire, quindi si respira palamano, si sente la tensione, c'è tanta gente che verrà a vedere la partita, quindi siamo fiduciosi, ma dobbiamo tenere comunque i piedi per terra perché sappiamo che il Montenegro è una squadra tosta, è una squadra di fascia alta, quindi bisogna fare la nostra miglior partita per cercare di vincere. Ecco, ogni possibilità dell'Italia passa da qua, perché sappiamo, no, quanto sarà poi complicato, difficilissimo andarsela a giocare nella partita di ritorno. Forse non ci dobbiamo neanche pensare alla partita di ritorno. No, non ci dobbiamo pensare, ma dobbiamo pensarci che comunque è una partita di 120 minuti. Giochiamola prima, cerchiamo di giocarla bene, cerchiamo di vincere, di far sì che esprimere il miglior gioco e dopo si vedrà sulla seconda, dobbiamo vedere. Se mi permetti voglio fare due grossi in bocca al lupo, uno ad Echi e un altro al mio compagno di squadra Jacob, che ha sofferto un infortunio grave, ma soprattutto dire a Dejan di avere tanta forza, che siamo tutti con lui. Pari, Riccardo, intanto ci associamo alle parole di Pablo, soprattutto su Dejan. Ma assolutamente, però come è stato quando era con noi in nazionale, è sempre positivo, l'ho sentito e ha risposto veramente dicendo mi riprenderò e dopo sarà fatti tuoi che mi dovrai riconvocare. È un grande, nella nazionale è stato un giocatore di riferimento, pur essendo mai un capitano a tutti gli effetti, era il capitano silenzioso. Andrea. No, ma Dejan, cioè, tutti quelli che lo conoscono sanno che persona è. Sono notizie che
non vorresti mai ascoltare. Sono sicuro comunque lui è sempre stato un combattente, un leone, quindi ne uscirà. Spero il più veloce possibile per lui, noi lo aspettiamo, tutto il movimento lo aspetta e è un grosso in bocca al lupo a Dechi. Assolutamente sì. Torniamo alla partita di domani, ore 20, e diamo un'occhiata in grafica all'elenco dei convocati da Riccardo Trillini per questa sfida. Ormai li avete imparati a conoscere attraverso sempre insomma, le immagini, le foto e quant'altro. È una lista, Riccardo, dei convocati, l'abbiamo già commentata nei giorni scorsi, per la verità, che va in continuità, no? Con i primi due turni di qualificazione e un po' con il lavoro poi che è stato tracciato in questi anni, con il rientro di Gianluca Dapiran, che però non è una novità di questo gruppo, e forse l'unica novità vera e propria è Sontacchi, che però avevi comunque già visto. Sì, Sontacchi tra l'altro viene dalle nostre squadre giovanili, per cui fa la continuità al lavoro che abbiamo fatto alcuni anni fa di portare dentro tutti questi ragazzi che meritano dalle giovanili. E chiaramente, come ho detto già, non voglio cambiare, che sia sempre un'evoluzione, un cambiamento perpetuo, perché molti dicono e apprezzano il fatto che questa squadra è un gruppo, sta bene insieme, sono super disciplinati veramente e non c'è nessun elemento che stona da questo aspetto qua, per cui si deve andare avanti, anche perché poi sono giovanissimi, non è che c'è da cambiare perché c'è da cambiare, quindi va bene così. È chiaro che alcuni che sono esclusi meriterebbero, e questo dispiace, ma poi alla fine bisogna trovarne 16-18 di giocatori. E poi sicuramente c'è un aspetto, non so se sei d'accordo, la necessità che hai ripetuto più volte poi negli anni, di creare un sistema di gioco per scalare in qualche modo, no? Le classifiche, per proporsi, per giocare contro squadre forti come ad esempio sarà il Montenegro, serve avere un sistema di gioco, non dico come un club perché lì sconfiniamo addirittura nel Campus Italia, però bisogna sapere, tutti devono sapere in campo quello che devono fare. Sì, questo è obiettivamente il nostro punto di forza. Perché conoscendo le altre squadre anche più forti di noi dal punto di vista della classifica europea, si basa tanto su tanti elementi di individualità. Noi abbiamo un gioco che si contraddistingue e da lungo tempo ed è portato avanti dalle giovanili. Questo crea anche una grande possibilità di alternanza nei ruoli, pur rimanendo la stessa impronta. Poi ci sono dei giocatori speciali che fanno la differenza in certi reparti e questo va sfruttato al massimo, però noi possiamo contare sul gioco e credo che dovremmo farlo anche in queste due partite a viso aperto, fare attuare la nostra filosofia, che è quella di correre molto, di essere sempre con tanta energia, facendo delle rotazioni e senza aver paura di sbagliare. Pari, arriviamo sicuramente, diciamo, forse la partita contro la Turchia è anche una storia a sé, no? È stato un doppio turno particolarissimo, veramente, veramente strano. Tra l'altro ridevamo con Riccardo, il Kiel in Champions League è la seconda squadra quest'anno a fare una roba del genere, non la prima. Questo, insomma, scherziamoci su con le dovute proporzioni, ma sì. Insomma, è stato divertente vederlo e ritrovarci in quella situazione. E, però le due partite con il Belgio hanno alzato il morale, hanno alzato il grado di fiducia. Sì, ma la fiducia più grande ci ha data la rimonta che siamo riusciti a fare contro la Turchia, perché comunque sapevamo, dopo il meno 9, sapevamo che avevamo sbagliato di tutto e che noi eravamo più forti di loro, però dal dire che siamo più forti di loro a ribaltare un meno 9 ce ne basta di acqua sotto i ponti, quindi siamo riusciti a fare questa impresa, questo ci ha dato grande fiducia. Io che gioco all'estero, tanti hanno parlato di questa rimonta perché non è una cosa che si vede tutti i giorni. Poi abbiamo pescato il Belgio che comunque 2 anni fa aveva fatto il mondiale, un Belgio che ha giocatori che giocano comunque i campionati di prima fascia francese o tedesca. Abbiamo vinto sia lì che in casa, quindi questa è anche una cosa molto positiva, perché vincere fuori casa in Europa non è mai facile. Siamo riusciti a farlo anche con una bella prestazione, contando che Pablo aveva preso rosso anche dopo pochissimi minuti, quindi una prestazione di carattere. E adesso ci aspetta questo ultimo step che sembra piccolo, ma non è così piccolo, perché comunque il Montenegro viene da degli europei fatti di ottimi risultati, è una squadra che comunque ha giocatori dentro che
hanno vinto Champions o comunque giocano in campionati fortissimi. Quindi noi, con tutto rispetto, andremo domani in campo con la testa alta e poi vedremo al 60esimo cosa ci dà il campo, prima di pensare a domenica. Però noi, davanti soprattutto al nostro pubblico, vogliamo fare un grande risultato e penso che sulla striscia di quello che abbiamo fatto anche contro la Polonia o contro altre squadre dello stesso livello in Montenegro, dobbiamo continuare così e poi domani verso le 9:30 ne sapremo qualcosa in più. Assolutamente, vediamolo in grafica il Montenegro che arriverà dunque a Conversano a sfidare l'Italia. Questa è la lista degli atleti convocati dal tecnico croato Vlado Sciola. C'è più di qualche grande nome. Il miglior marcatore della squadra agli ultimi campionati europei è stato il terzino Vuko Borjan, con esperienze importanti in top club di livello europeo. Abbiamo preparato un servizio per presentare proprio la formazione montenegrina, per andare un po' a spulciare i vari nomi, le varie caratteristiche di questo organico. Sognare è doveroso e su questo nessun dubbio. Il livello di difficoltà però rimane elevato. L'impegno che attende l'Italia nell'ultimo turno di qualificazione ai campionati mondiali 2025, come sempre accade quando si giunge alla porta d'ingresso principale dei grandi tornei, è una faccenda complessa. C'è il Montenegro dall'altra parte, avversaria non così appariscente nel panorama della pallamano europea, ma che soprattutto con alcuni risultati recenti ha saputo attirare attenzioni e consensi. Parlano chiaro gli ultimi europei in Germania, dove la formazione balcanica ha battuto di misura i cugini della Serbia 31-30 e perso poi con 1 e 2 gol di scarto contro Islanda e Ungheria in un girone equilibratissimo. Il 14° posto finale ottenuto a gennaio, insomma, è la sintesi dei punti e del piazzamento di classifica, ma non è l'esatta raffigurazione del valore tecnico e ancora di più fisico che l'avversario degli azzurri può esprimere. A guidare l'organico in panchina c'è Vlado Sciola, fino a poco tempo fa famoso più per il faraonico palmarès da giocatore, campione del mondo e oro olimpico da portiere della Croazia tra 2003 e 2004, che come allenatore. Ma il 55enne nato a Tomislavgrad, con alcune scelte anche impopolari ed escludendo dalle liste qualche volto storico, ha saputo riposizionare in maniera forte il Montenegro sulla mappa della pallamano mondiale. Lista dei convocati diramata nei giorni scorsi e i volti noti, quelli che abbiamo imparato ad apprezzare tra Champions e European League, sono tanti. La bocca da fuoco risponde al nome di Vuko Borjan, terzino sinistro di 202 cm, con esperienze tra Vardar e Veszprém, miglior marcatore della propria squadra agli europei con 17 gol in 3 partite. In 4 arrivano dalla Bundesliga la coppia dei terzini mancini formata da Branko Vujovic e Stefan Kabor, rispettivamente 66 e 79 reti con Hannover e Veslar. L'ala sinistra Milos Vujovic a segno in ben 143 occasioni con Gummersbach e il portiere Nebojša Šimić, 217 parate in stagione per il Melsungen. Questi nomi clou di un roster completo dalla grande prestanza fisica e che andrà a caccia della seconda partecipazione consecutiva ai mondiali dopo quella del 2023. Per provarci servirà la migliore Italia, questo è certo. L'avversaria non arriva sicuramente dalla nobiltà del panorama continentale, ma come visto ha tutto il diritto di sentirsi favorita, se non altro per l'esperienza in campo internazionale e in tornei di altissimo livello. L'Italia porta con sé l'entusiasmo del doppio turno superato in modo brillante, prima Turchia e poi Belgio, oltre alla consapevolezza di avere nel proprio gioco veloce un'arma che in passato ha già messo in difficoltà squadre molto fisiche come Polonia o Bielorussia. E poi c'è il fattore Pala San Giacomo. Non ci sono dubbi sul fatto che il Palasport di Conversano ribollirà, sarà stracolmo nell'andata del 9 maggio. Il direttore tecnico Riccardo Trillini, il capitano Andrea Parisini e tutti gli azzurri lo sanno bene. È lì, a Conversano, che la nazionale dovrà scrivere buona parte delle proprie sorti, da difendere poi con le unghie e coi denti a Podgorica nel ritorno del 12 maggio. Riccardo, riparto dalla domanda che avevo fatto poi nell'intervista a Pablo. Ci pensiamo ai 60 minuti di Podgorica o dobbiamo affrontarle come due storie No, separate? non credo sia logico pensarci, perché innanzitutto abbiamo un avversario forte, come ha detto Andrea, meritando rispetto, noi dobbiamo cercare di fare il meglio possibile in questa gara, godendocela e pensando proprio a vincere bene in casa. Poi vedremo. Come hai detto anche nel servizio,
ci sono molti elementi di spicco dalla loro parte, ma anche loro, come tante altre squadre, hanno dei punti deboli. Dobbiamo appunto approfittarne, cercare di essere bravi a approfittarne. Sappiamo che non, la partita non sarà sempre con la stessa diciamo, direzione che noi vogliamo, quindi dobbiamo anche essere caratterialmente pronti a tenere botta in certe situazioni, perché poi potremo all'ultimo anche cercare di farla nostra. Andrea, siccome siamo in chiusura di prima parte, invita il pubblico di Conversano e poi vi lascio andare. Io non penso che serva l'invito, però io comunque vi invito, come ha detto Matteo prima, ad arrivare sugli spalti ancora prima, perché per noi anche solo vedere gli spalti già pieni nel riscaldamento ti dà quell'energia in più e quelle anche sensazioni, quella carica che ti serve per proprio dal primo secondo essere al 100%. E poi niente, io vi prometto che da me al più giovane, al ragazzo che sta in tribuna e così, daremo tutto quello che abbiamo. Se c'è da, in Francia si dice, da sputar sangue, lo sputeremo e poi speriamo di rendere omaggio a questo pubblico, a questa città e a tutto il movimento della pallamano italiano. Grazie a Riccardo Trillini. Grazie a te. Grazie al capitano Andrea Parisini. E chiudiamo qui la prima parte di Handball Mania. Non abbiamo finito perché dobbiamo parlare ancora di nazionale con due nuovi ospiti e con loro parleremo anche un po' di campionato, perché intanto sullo sfondo ci sono i playoff. Oggi, tra l'altro, in queste ore si stanno giocando i playoff e i playout anche di Serie 1 al femminile. Tra poco. Anche a voi fa lo stesso effetto? Ho i brividi quando l'ascolto. Non sono semplici note, non è una cosa banale. Dentro c'è quello che siamo, da dove veniamo, ciò che rappresentiamo. Siamo italiani, siamo azzurri. Finisce 35 a 33, andiamo ai campionati europei Under 18, andiamo ai campionati europei! Ciao a tutti, forza Campus, andiamo! Seconda parte di Handball Mania, abbiamo salutato il direttore tecnico Riccardo Trillini ed il capitano Andrea Parisini. Rimaniamo però in clima nazionale, perché domani alle ore 20, lo ripeteremo fino allo stesso, l'Italia affronterà il Montenegro alle ore 20, come detto, al Pala San Giacomo di Conversano. Saranno in campo i due nuovi ospiti in questa seconda parte di Handball Mania. Allora saluto qui al mio fianco Gianluca Dapiran, alla sinistra azzurra. Ciao, buonasera. Jolly azzurro, ormai definirti solo alla sinistra è veramente riduttivo. e Davide Pugliese. Ciao Davide. Ciao Matteo, ciao a tutti. Mancino della nostra nazionale. Allora, prima di parlare con voi della partita, ascoltiamo un vostro compagno di squadra, Marco Mengon. Anche lui lo abbiamo ascoltato a margine degli allenamenti che l'Italia sta svolgendo qui alla Pala San Giacomo. Se pensiamo un po' a come era cominciata, diciamo che la strada è stata lunga. Però siamo contentissimi, abbiamo comunque lavorato tanto e ci siamo impegnati tanto e comunque siamo tutti orgogliosi e aspettiamo di poter giocare queste due partite, due più importanti partite con molta ansia. Cominciando dal Pala San Giacomo, da questo impianto che aspettava da tanto tempo l'arrivo della nazionale, per molti di voi tra l'altro sarà la prima volta, no, in questo impianto. Forse tu a livello seniores ci hai giocato pochissime volte con Pressano, ci sarà una grande atmosfera. Sì, me lo stavo chiedendo anch'io, credo che ci sia venuto una volta ancora con la seniores quando eravamo in Italia. Comunque sì, sappiamo che comunque prima partita di andata sarà fondamentale se vogliamo poi riuscire ad andare in Montenegro senza troppe pressioni. E comunque sappiamo che ci sarà un grande pubblico che ci aiuterà e stiamo preparando al meglio questa partita. Le due partite contro il Belgio soprattutto, ma anche il ritorno contro la Turchia, che consapevolezze maggiori vi hanno dato e soprattutto l'impressione che si ha è che
ci sia un sempre maggiore feeling, no, tra i membri di questa nazionale. Non mi riferisco alle intese fuori dal campo che si vedono, si vede che c'è un ottimo ambiente, ma anche proprio a livello di gioco, no, tra voi più giovani e magari giocatori come Marrocchi che sono più esperti. Sì, credo che comunque possiamo prendere un po' insegnamento dal percorso che abbiamo fatto, dalla prima partita in Turchia dove siamo arrivati magari senza essere all'altezza della partita e comunque dopo in gara 2 dove abbiamo visto che comunque possiamo giocare ad alto livello. Col Belgio siamo riusciti a vincere fuori casa, che ci teneva molto a cuore visto la precedente partita in Turchia e quindi sappiamo che adesso quello che ci resta a fare è concentrarci partita su partita e dare il meglio e quello che sappiamo fare. E queste dunque le parole di Marco Mengon, uno dei terzini di questa nazionale. Gianluca da Piran, tu sei un veterano di questo gruppo, possiamo usare questa parola perché insomma hai una lunghissima militanza, forse sei uno dei pochi di questa squadra che ha anche già giocato con la maglia della nazionale qui a Conversano? Sì, 8 anni fa, se non sbaglio. Nell'ultima volta? Esattamente. E che atmosfera si respira? Beh, ma come è già stato detto ripetutamente, insomma, Conversano è una piazza molto calda, sia dal punto di vista del pubblico, dal punto di vista del palazzetto, la gente, quando siamo in città, camminiamo, abbiamo fatto domenica, eravamo giù, quindi è veramente bello. Penso che ci sarà un pubblico incredibile, un pubblico delle grandi occasioni, come già detto prima, i biglietti sono andati abbastanza a ruba, saranno ancora in vendita per un po'. Vi aspettiamo tutti quanti qui perché penso che ci sarà una gran partita e fare tifo per noi sarà veramente importante. Davide, mi dispiace con te dover fare giochi di parole legati al tuo cognome, però un pugliese che gioca in Puglia e mi dispiace adesso che te lo porti dietro, no? Anche sulla maglietta. Oddio, non mi dispiace. No, è bellissimo. Ovviamente, però è una bella cosa, ecco, giocare anche e sicuramente davanti ad una bella porzione del tuo pubblico, perché sono sicuro che poi i playoff sono una storia, la maglia azzurra unisce tutti, quindi da quest'anno arriveranno in tanti. No, già sentivo voci prima di venire qui. Che mi chiedevano magari come acquistare i biglietti, quando acquistarli, dove acquistarli. C'è tanta eccitazione anche a Fasano per questa partita e sono sicuro che tanti verranno a sostenerci e a sostenere la maglia azzurra, perché sì, le rivalità in campo a livello societario sono una cosa, a livello di squadra, ma quando arriva il momento della maglia azzurra tutti tifano un unico gruppo e i giocatori non sono più di Fasano, di Conversano, di altre società, ma sono tutti dello stesso colore azzurro. E se ci sono due tifoserie, ecco, che amiamo vedere poi sugli spalti, sono sicuramente quelle di Conversano e di Fasano, il derby che si gioca da una parte o dall'altra, è davvero sempre uno spettacolo, ancora di più adesso che avete il Palasport nuovo, peraltro. A Fasano, Gianluca, vi allenate qua da domenica, ritmo di allenamento abbastanza sostenuto, si vede, no? Concentrazione, presenza di tutta la squadra, tra l'altro in un organico sempre più amalgamato. Sì, beh, assolutamente, diciamo che questo gruppo ogni volta che siamo insieme abbiamo veramente un ritmo di allenamento incredibile, finiamo gli allenamenti distrutti, ci picchiamo, ma in maniera sportiva, insomma, alla fine ci rendiamo conto che la preparazione delle partite la facciamo sempre al meglio e questo poi si rispecchia in campo, perché poi quando siamo lì ci diamo l'anima esattamente come facciamo in allenamento ed è fondamentale. Anche tu, Davide, no? Tu tra l'altro hai seguito tutta la trafila delle giovanili, quindi conosci una grande parte dei ragazzi tuoi coetanei di questa squadra. In senior sei arrivato a gruppo formato, però qua ci si sente sempre a casa, no? Sì, diciamo che il mio primo stage è stato quello contro la Lettonia, però mi hanno sempre fatto sentire come dove tra l'altro hai debuttato con un pizzico di personalità, no? Una girella così, tanto per... Un po' di follia e un po' di personalità, però mi hanno sempre fatto sentire parte integrante del gruppo, mai come il nuovo arrivato, quindi credo sia anche questa la forza principale della squadra ed è fantastica come cosa e poi si rispecchia anche in campo nelle partite giocate, perché anche nei momenti più difficili, come quello che è stato contro la Turchia, siamo riusciti a risalire come squadra e a ribaltare quel risultato e contro il Belgio fare due prestazioni da squadra e passare questo turno. Adesso vediamo contro il Montenegro. E dunque lo ripeteremo poi alla fine della puntata tutte le coordinate, ma domani 9 maggio ore 20 Palla San Giacomo di Conversano
Italia-Montenegro. Ragazzi, voi siete qua non soltanto perché siete azzurri, ma anche perché non avete finito la stagione, perché Gianluca con Trieste nei play-out, Davide con Fasano difende addirittura lo scudetto nei play-off, dovete giocare la post-season. Ci concentriamo in modo particolare intanto sui play-off scudetto che inizieranno il prossimo 18 maggio. Vediamo in grafica gli abbinamenti, qui la classifica finale intanto che ha chiuso la regular season, una classifica che vede la Sidea Group Fasano in testa con 43 punti, con l'ultima giornata che ha definito dunque i piazzamenti, con Versano che battendo il Bolzano è riuscita a piazzarsi al terzo posto, Black Devils invece in quarta posizione dopo la sconfitta concomitante sul campo della Sidea Group Fasano. Dicevamo gli abbinamenti, quindi vediamo le sfide dei playoff scudetto che come detto inizieranno il prossimo 18 maggio. Lato sinistro del tabellone, Sidea Group Fasano che affronterà l'Alperia Black Devils di Merano, Brixen con Versano dall'altra parte. Davide, una partita che avete già giocato pochi giorni fa, forse poco indicativa però di quello poi che succederà nei playoff, dove l'aria, l'atmosfera cambia. Sì, diciamo che adesso arriva la parte più bella del campionato, arriva quando il punto, quando la stagione mette in palio una posta importante. E la partita contro il Merano è sicuramente difficile, perché sì, l'ultima di campionato era poco indicativa rispetto a quello che poi sarà nei play-off. Sarà molto difficile, anche perché gara 1 l'abbiamo lì a Merano, il 18 maggio. Dovremo dar mostra di tutte le nostre qualità e i nostri valori per far sì che sia una gara dove dobbiamo, dal punto di vista meramente di punti, vincere, perché è complicato poi andare a giocare gara 2, anche se abbiamo poi la bella in casa, dato il nostro piazzamento gara 3, però se si riesce a chiudere la serie in due partite, magari anche meglio. Atmosfere, Gianluca, quella dei play-off che tu conosci particolarmente bene, in ultimo temporalmente le hai vissute con la maglia del Bressanone, poi parliamo anche un pochettino di Trieste e di questo finale di stagione anche un pochettino tribolato, però che campionato è stato e che play-off vedi all'orizzonte? Beh, diciamo che il campionato penso veramente sia stato molto molto equilibrato dalla prima all'ultima giornata per quanto riguarda tutta la classifica, sia la parte alta che diciamo i primi 4-6 posti che gli altri, ma in realtà credo che non ci sia stato veramente nessun risultato scontato fino adesso, nel senso qualsiasi squadra ha potuto fare risultato su qualsiasi campo, che sia in casa o che si fosse stato fuori, di conseguenza è stato veramente un campionato molto avvincente nel quale le ultime posizioni sono decise veramente all'ultima giornata, sia per quanto riguarda i play-off sia per quanto riguarda i play-out. Quindi credo che abbiamo vissuto un campionato molto avvincente da questo punto di vista. Diciamo che nei play-off le quattro squadre sono veramente quasi tutte e quattro allo stesso livello, l'hanno dimostrato fino alla fine. Diciamo che le prime sei erano quasi tutte allo stesso livello, quindi fare un pronostico e vedere un po' come potrebbe essere la situazione è molto molto difficile. Assolutamente sì, tutto veramente aperto, tra l'altro con questo dualismo Puglia-Alto Adige, perché poi abbiamo due qualificate, Brixen e Merano dall'Alto Adige e con Versano e Fasano per quanto riguarda invece la Puglia, è un dualismo che va avanti, Davide, veramente da tanto tempo, se non vado errato, adesso non ho controllato stamattina, non è che lo faccio tutti i giorni, ma dal 2002 ininterrottamente o un'altoatesina o una pugliese vince il titolo. Certo, da quando io magari ho memoria, dal lontano ormai 2014, che ci dividevamo i titoli col Bolzano, e io ero magari un ragazzino che si era da poco affacciato alla Serie A. Adesso siamo arrivati ancora qui, che adesso gioco in pianta stabile, e siamo ancora lì con appunto il Merano e il Bressanone, che sono due ottime società e ho due ottime squadre, e lo stanno facendo vedere col lavoro stagionale e quotidiano. Infatti si vede magari in Coppa Italia, in tutti gli eventi della stagione, siamo sempre noi, mettiamola così, tranne magari la bella sorpresa di Cassano quest'anno, che è stata un'ottima spina nel fianco per chiunque. Però sì, le società sono quasi sempre o Puglia o Alto Adige ed è molto, molto interessante vedere adesso come finiranno questi play-off. Assolutamente, con tifoserie poi particolarmente calde anche in Alto Adige, prima abbiamo citato con Bersano, certo, e Fasano, ma anche il derby altoatesino è molto sentito, particolarmente sentito. Gianluca pure l'ha giocato
più di qualche volta. Quale derby altoatesino? Sì, ce ne sono tanti, ce ne sono tanti. E, Trieste, finale di stagione che si è un po' complicato, adesso dovete giocare questi play-out e proprio nel finale di stagione avete perso anche il vantaggio di gara 2 e gara 3 in casa per mano di Pressano che vi ha scavalcati e li riaffronterete e li riaffrontate tra l'altro con uno storico adesso, no, il precedente più vicino temporalmente abbastanza negativo. Sì, diciamo che è stato un finale di stagione un po' complicato per varie vicissitudini che ci sono successe. Abbiamo perso anche due stranieri che purtroppo si sono ritirati, hanno smesso di giocare, quindi è stato un po' complicato questo finale di stagione, ma avevamo tutto nelle nostre mani, non siamo riusciti a, tra virgolette, cogliere al volo le nostre occasioni, le abbiamo perse e adesso ci troviamo in una posizione anche svantaggiosa per quanto riguarda i play-out appunto con il Pressano. Avevamo anche la differenza reti dalla nostra, dopo lo scontro di ritorno purtroppo è andata male, adesso ci troviamo sotto di loro in classifica, pari punti ma sotto di loro. Cominciamo la prima in casa nostra per dopo giocarne le due fuori. Sicuramente giocare a Pallacchiarvola per noi sarebbe stato fondamentale, due partite, però non si sa mai, magari le vinciamo la prima in casa e la seconda fuori e quindi ci è indifferente. Le altre squadre sono anche tutte quante lì, diciamo noi Pressano, Cingoli e Rubiera, saranno anche quelle belle sfide, ecco. Assolutamente, tutto anche lì veramente indecifrabile, soprattutto rispetto a quello che ci ha mostrato una regular season, veramente un divaga, veramente come dicevo indecifrabile, impronosticabile in termini di risultati. Iniziano, dicevo, oggi playoff e playout per quanto riguarda il campionato di Serie A1 al femminile. Vediamo gli abbinamenti in grafica rapidamente. Da una parte Iomi Salerno e Brixen Südtirol con gara 1 che si gioca questa sera sul campo della formazione altoatesina, mentre dall'altra parte del tabellone AC Lifestyle Erice e Cassa Rurale Pontinia, con dunque Pontinia che giocherà gara 1 in casa, poi nel fine settimana gara 2 e eventuale gara 3 che verranno invece disputate in casa delle squadre meglio classificate, quindi Salerno ed Erice alla termine della regular season. Ricordo che Salerno, campione d'Italia in carica, ha chiuso in testa. Stiamo vedendo anche su federhandball.it la presentazione dedicata proprio ai playoff del campionato di Serie 1, avete ancora qualche ora per andare a guardare, per leggere la presentazione di queste sfide, poi si gioca, quindi tutti in diretta su Pallamano TV. Ricordo anche che si giocano i play-out con la Vemplas d'Ossobuono che affronta la Lions Sassari e invece il Cellini Padova che affronterà il Mezzocorona. Queste sono sfide che rappresentano gara 1 del primo turno di play-out, articolato come nel campionato di Serie A Gold maschile in doppio turno, in due turni, a differenza del maschile però, dove abbiamo già una squadra retrocessa, Carpi. L'unica retrocessione nel femminile verrà definita proprio nell'ambito dei play-out. Noi siamo in chiusura, prima di salutare i nostri ospiti Gianluca Tapirana e Davide Pugliese, ricordo le coordinate, vediamo ancora la grafica per acquistare i biglietti al Pala San Giacomo di Conversano, dunque possibilità di comprarli su vivaticket.com attraverso i rivenditori convenzionati Vivaticket, direttamente al Pala San Giacomo nella giornata di oggi, mercoledì, e poi domani in occasione delle ore appunto appena precedenti alla partita. Lo ripetiamo ancora una volta, cercate di arrivare al Pala San Giacomo con discreto anticipo rispetto al fischio d'apertura, un po' per un fatto organizzativo, logistico, perché ci sarà davvero il pienone, e un po' anche per accompagnare gli azzurri anche nel corso del riscaldamento prepartita. Grazie a Gianluca Tapirana e Davide Pugliese. Grazie a te, grazie a tutti. Grazie. Grazie in regia Gianni Caradonna, Max Fanelli e a Sabrina Alessio al coordinamento. Grazie alla Pallamano Conversano per averci ospitati negli studi di Tiro Franco. Non resta che darvi appuntamento a domani al Pala San Giacomo. A proposito, se non riuscite ad esserci, cercate di venire, ma se non riuscite ad esserci, diretta televisiva su Sky Sport Max o in chiaro su Pallamano TV. Augurio che rimane quello di sempre. Oggi più che mai, buona pallamano a tutti. Alla prossima.